Celebriamo la 97esima giornata dell'Università Cattolica che coincide con il centenario dell'inaugurazione dell'Ateneo. Il 7 dicembre del 1921 veniva solennemente inaugurata questa esperienza straordinaria, tanto attesa dai cattolici italiani e finalmente realizzata per il genio e la santità di Gemelli, di Barelli e dei primi collaboratori. Da sempre l'Ateneo è espressione del mondo ecclesiale ed è nato e cresciuto grazie all'aiuto e al sostegno di tutte le comunità ecclesiali. Da tanti anni non solo si fa la raccolta, ma si condivide una passione educativa, si costruisce insieme il futuro per le nuove generazioni. E quindi vogliamo sottolineare proprio in occasione del centenario che pur essendo cresciuta, diventata adulta, se vogliamo, l'università non solo ha sempre bisogno, ma è una grande risorsa per la comunità ecclesiale che è in Italia. E quindi una collaborazione che ha una grande storia, una collaborazione preziosa e una collaborazione che ci auguriamo possa continuare ad essere feconda per i giovani e per la Chiesa in Italia. Gli studenti pugliesi, attualmente iscritti presso l'Università Cattolica nelle sue cinque sedi, sono circa 2.500 e provengono da tutte le province della nostra regione. In Puglia, come in altre regioni d'Italia, esiste una delegazione regionale costituita da delegato, assistente e delegazioni diocesane che hanno l'obiettivo di promuovere l'Università Cattolica e di portare frutto nel territorio. L'Istituto Giuseppe Tognolo concorre a promuovere la terza missione dell'Università Cattolica dopo la ricerca e la formazione, ovvero quella che la proietta al servizio della società, svolgendo un ruolo di cerniera tra l'Università Cattolica e le chiese diocesane attraverso una rete di delegati e amici dell'Ateneo.